Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono Xuder e oggi ragazzi parliamo della modalità Touchdown. L'abbiamo già vista qualche mese fa in Clash Royale ed è una modalità che da ieri è ritornata disponibile nelle battaglie tra i membri del clan e da questa mattina invece direttamente nella nuova challenge da giocare con un amico. Oggi ragazzi in questo video voglio darvi 6 consigli per poter affrontare al meglio questa modalità, che tra l'altro non è di certo esente dal restare al centro di numerose polemiche tra i giocatori di Clash Royale e che è stata dovuta, diciamo, sistemare dai tecnici di Supercell per poter rendere il gioco un pochettino meno OP. Abbiamo visto ragazzi nell'ultimo aggiornamento della modalità Touchdown l'eliminazione dello Grider e in questo invece là il dibattito più grande è il Fantasma Royal, assolutamente troppo forte per essere counterato nel Touchdown. Beh ragazzi, non perdiamoci in quisquiglie e andiamo subito a vedere il primo dei consigli. Prendi sempre una carta che sia in win condition, quindi io ti consiglio sempre dei tank pesanti in ordine di importanza, quei 5 che vedi in alto, e poi se non dovessi trovarli una di queste 5 carte che stai vedendo in basso. I tank sono importantissimi perché ti permettono appunto di andare fino alla meta avversaria, molto importanti. Numero 2, prendi sempre una carta che counteri un'orda. Sempre ragazzi, per ordine di importanza vi vado a fare vedere le carte che vi consiglio assolutamente di prendere se le avete disponibile: Princess Boia, Stregone di Fuoco, Goblin Cerbottaniere, come si chiama, Bocciatore, e l'ultima non me la ricordo. Mi raccomando, la strega. Prendete sempre una carta che counteri un'orda anche per aiutare eventualmente il vostro tank ad andare avanti nel suo cammino. Consiglio ragazzi di prendere le orde. Numero 3 ragazzi, prendi sempre o l'arco o il mortaio. In questa modalità ragazzi sono assolutamente importantissimi gli edifici, perché non essendocene ovviamente dobbiamo in qualche modo doverci adattare per deviare le sue truppe. Prendi sempre, metti sempre un edificio in una posizione safe, quindi se lui entra ad esempio con una mongolfiera e noi abbiamo un edificio, lo mettiamo in modo che spostiamo il suo tragitto e possiamo gestire meglio la situazione. Non posizionare, mi raccomando ragazzi, gli edifici o troppo vicino al bordo o dietro la linea del touchdown, perché sarebbe assolutamente inutile. Numero 5, posiziona il secondo edificio o il tuo edificio, se il tuo compagno ne ha messo uno, in un'altra posizione di super safe ragazzi, perché come vi ho già detto gli edifici, oltre a counterare l'attacco principale, servono anche per andare a deviare eventualmente un altro attacco che potrebbe arrivare dall'altra parte del field. Numero 6 e poi ultimo, prendi un incantesimo che counteri un'orda ragazzi, mi raccomando, importantissimo anche qua, ve l'ho già detto, ci sono tantissime orde in questa modalità, meglio andare a prendere uno di questi 4 incantesimi. Lasciamo perdere specchio, clonazione, gelo, non servono secondo me per garantirvi la vittoria. Beh ragazzi, questo era un breve ma piccolo video dedicato a dei consigli che mi sentivo di darvi per affrontare al meglio la modalità Touchdown. Vi ricordo sempre ragazzi di lasciare un bel pollicione in su se vi sta piacendo questo video e di iscrivervi al canale se ancora non lo avete fatto. Noi ci vediamo presto! Ciao!